Siamo in collegamento con l'amministratore delegato di Uniacque, Pierangelo Bertocchi. In questi giorni il sole splende, rasserena i cuori, ma al contempo preoccupa chi sta monitorando i livelli delle risorse idriche sul nostro territorio. Dice bene, rasserena i cuori dal punto di vista del bel tempo, le belle giornate che tutti auspichiamo, ma non li rasserena dal punto di vista idrico. Purtroppo questo innalzamento delle temperature va a sommarsi alla situazione già critica che scontiamo da inizio anno, ormai sono 4 mesi, a parte una brevissima parentesi che è piovuto pochissimo, e abbiamo le sorgenti più piccole, quelle di alta montagna, ma fra un po' anche le sorgenti principali che iniziano ad avere qualche problema, criticità di approvvigionamento idrico. Pertanto questo ci ha visto demettere prima una comunicazione ai nostri soci, 61 comuni, quelli più critici, dove chiedevamo attenzione, sensibilità e un buon uso, un corretto uso della risorsa idrica. Ci vediamo costretti invece in questi giorni, abbiamo fatto il comunicato stampa oggi, in vista anche delle vacanze pasquali, per cui la gente che ovviamente si reca in luoghi di villeggiatura, a sensibilizzare ulteriormente il cittadino. Alcuni hanno emesso già delle ordinanze, altri gli stiamo invitando a demettere, perché veramente sta diventando un problema. Non siamo ancora, come ho detto all'inizio, in una situazione allarmante, però più il tempo passa e più. Peraltro, guardavo proprio un attimo fa le previsioni del tempo, sembra che fine settimana successivo alla Pasqua ci diano 2 o 3 giorni d'acqua e la attendiamo speranzosi. Però l'invito che voglio fare è appunto quello ai sindaci in primo luogo che hanno ricevuto la comunicazione, ma a tutti i cittadini, a tutti coloro che avranno modo di sentire questo mio intervento, veramente di utilizzare l'acqua con parsimonia. Nel comunicato stampa mettiamo anche degli esempi di buon uso del manuale del buon cittadino per dire: l'uso idropotabile va privilegiato assolutamente, l'uso banalmente per l'irrigazione degli orti, per lavare le macchine, per lavare dei piazzali, piuttosto che altro, suggeriamo appunto di sospenderlo, di rinviarlo per far sì che appunto non veniamo privati dell'acqua all'uso idropotabile. Il cittadino deve prestare attenzione, ma anche deve essere ben informato. Assolutamente sì. Il comunicato che accennavo prima, sarà nostra cura pubblicarlo sul nostro sito e chiediamo ai nostri soci, ai sindaci, ai comuni di pubblicarlo qui sui loro siti, per cui il cittadino può trovare questo comunicato e l'impegno che mi assumo in Comuni Acque è quello di aggiornare questa informativa, questa situazione, in modo che anche il cittadino sia informato dell'evolversi, per cui se dovesse peggiorare la situazione, speriamo di no, o se dovesse in qualche modo stabilizzarsi, in modo che anche il cittadino, come dire, grazie al suo contributo, alla sua attenzione, questo ha portato a far sì che non ci priviamo dell'acqua, che è importantissima.